mi sono salvata pensando. Mi sono salvata proprio in termini concreti, nel senso che io non volevo tanto mantenere anche se avevo 10 anni, perché vedevo tutto contro, i miei genitori, giustamente la maestra, dicevo la cosa che io credevo con la maestra, io non ero in grado di spiegare il mio dolore. Per fortuna io ho avuto questa fortuna di incontrare un'altra maestra e telefonò a mia mamma e disse: signora, quando lo so che l'altra maestra dice che sua figlia e che la domandava in un'altra scuola per un tempo, non la mamma, la mamma dice a me che ho una quinta elementare, la quinta la ripete con mia fortuna, mia mamma accettò, perché se no mia madre non accettava e mi mandava, io non sarei qua. Con quest'altra maestra, severa, molto studiosa, ma bravissima, che aveva una qualità, una grande qualità che tutti gli insegnanti dovrebbero. E quella di capire i bambini. Se non si capiscono i bambini, non si può scrivere per i bambini e non si può insegnare. Puoi avere 7500 lauree, specializzazioni, corsi di formazione, master, tutto quello che vuoi, quindi hai un bagaglio di conoscenza, ma se tu non hai il lavoro, se tu non li comprendi e non entri nel loro mondo, tu a loro non comunicherai mai. Questa maestra aveva questa grande qualità. Io diventai la più brava della scuola, secondo i pedenti, vinsi dei concorsi per i migliori termini, per i migliori racconti, improvvisamente si scatenò la scrittura. Cominciai a leggere e a scrivere per una mano. In quell'anno nacque